Quando ho saputo, è stata un'emozione unica, perché all'inizio non ci credevo. È stato presentato questo bando e questa borsa di studio della IAEA, che si chiama Marie Curie, proprio per aiutare, le ragazze ad avvicinarsi alle materie scientifiche e anche per diminuire il gender gap presente in queste facoltà e successivamente nel mondo lavorativo. Infatti sono state premiate e riconosciute 100 donne nel mondo. Non riuscivo a contenere la gioia perché saltavo, piangevo, ridevo ed è stato un onore. Ho scelto la magistrale in ingegneria nucleare con specializzazione in tecnologie nucleari e applicazioni mediche. Tutto è partito dal fatto che la mia passione per le scienze e successivamente dalla mia storia personale, che è una storia di malattie ed è iniziata con la storia di mia mamma che purtroppo non ce l'ha fatta e poi successivamente con la mia. Questo edificio qua nel campus di Bovisa, nell'edificio in particolar modo VL27, per me è stato un po' sempre una casa, cioè mi ha sempre accolto. E poi qua ho iniziato la mia magistrale, quindi per me è come se avessi riniziato. Sia professori che compagni, tutti mi sono stati sempre di supporto in modo leale. Ci aiutavamo con gli appunti che per le lezioni che perdevo o comunque consigli per gli esami o qualsiasi cosa, però molta onestà e proprio di cuore. Adesso sto svolgendo la tesi all'OCNAO, che è il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, e stiamo progettando delle nuove macchine, facendo dei conti per attivazione di materiale radioattivo. E per me è molto importante poter contribuire a questi progetti di ricerca scientifica nel campo medico, co anche come motivo di ringraziamento per tutto quello che è stato fatto per me. Sono in regressione completa della mia malattia da 2 anni, cioè perché ci tengo a raccontarlo, perché secondo me è importante sia per me per riuscire a raccontarlo. Però allo stesso tempo, se può essere utile a qualcuno, perché no? Fare questa specializzazione non solo ha un significato come laurea in quanto credo nel titolo di studio, ma soprattutto se posso apportare qualcosa in questo mondo con le mie piccole conoscenze, sono grata perché per me è stato fatto tanto e se posso fare qualcosa per gli altri, sarebbe un sogno.